Ce l'hai presente quelle persone che ogni volta che tu dici wow, ho un'idea, voglio fare una cosa interessante, io dico, ma dove vai? Ma chi te la fa fare? Ma dai, stanno tutti lì ad aspettare te, e se poi fallisci, e se vai male, ma porca miseria, ma perché continuate a fare i demolitori di sogni, di professione? Poi se questa cosa qui la fai con i tuoi figli, addio, è la fine, perché non gli dai la possibilità di credere in se stessi. Quindi che tu sia un amico, un partner, un genitore, smetti, togliti quel cappello, togliti quei vestiti di demolitore di sogni, perché non si è mai fatto nulla su questa faccia della terra senza credere in qualcosa di un po' ardito, di un po' strano, di un po' impossibile, di un po' pazzerello. E quello che ti consiglio invece è proprio di coltivare queste tue capacità creative, di coltivare la tua capacità di intanto sognare, perché tanta gente, guardati intorno, smette di sognare, proprio comincia a camminare a testa bassa e non riesce a vedere le vette, quello che si potrebbe raggiungere. Non smettere di cercare nuovi obiettivi, non smettere di sognare. E allo stesso tempo renditi conto che un sogno di per sé non è nulla, è anche sopravvalutato da alcune persone, perché al sogno ci devi aggiungere l'impegno, ci devi aggiungere il tuo mazzo quotidiano, la costanza, il crederci nonostante le difficoltà, perché se pensi che sognare una cosa la si realizzi, beh, sei fuori strada. Se pensi che sognare sia sufficiente, sei fuori strada, andrai a sbattere contro dei muri molto dolorosi. Invece è necessario che tu, oltre a sognare, ti dedichi a sbagliare. Ti dai la possibilità di fare quello che ti va di fare, sapendo che tanto qualche porta in faccia la dovrai prendere, i tuoi errori li dovrai fare e dovrai rilanciare sempre il cuore oltre l'ostacolo, cadere e soprattutto rialzarti. Perché, come dice Aldo Busi, l'unica maniera per dare ad un sogno la possibilità di realizzarsi è smettere di sognarlo. Ciao, buona giornata.